les pilotes sur la ligne de départ. Fermeture de la pit lane. Secondo giorno di gare al Circuit Paul Ricard à Le Castellet, la Francia che ospita il terzo round della stagione del GT Open, già la maggior parte dei protagonisti sulla griglia di partenza, 25 le vetture che vedremo affrontarsi in questa gara, già inquadrata la bellissima Mercedes AMG GT3 numero 19 del collaudatore ufficiale della casa di Stoccarda, Thomas Jäger, tedesco, che si è messo in luce questa mattina nelle qualifiche conquistando il secondo tempo col crono di 2:03.916, ma il capolavoro in qualifica è stato portato a casa da un italiano che è già sulla prima fila dello schieramento. Trattasi dell'abruzzese Andrea Caldarelli, pilota di Pescara, cresciuto in Formula 3 europea e italiana per poi approdare al vivaio Toyota Formula 1. Andrea Caldarelli, protagonista del Super GT in Giappone. Qui vediamo intanto le immagini della gara di ieri, una bellissima partenza che ha visto Mikkel Mack fare a sportellate con Augusto Farfus per la leadership della corsa. Farfus arrivato a prendere il posto di Da Costa per questo appuntamento. Da Costa impegnato nella Formula E, l'imbuto alla prima curva che ha messo fuori dai giochi purtroppo l'Aston di casa Solaris Motorsport di Francesco Sini. Il sorpasso di Mack su la McLaren 22 di Bell per andare a scalare posizioni, bellissime fasi centrali con Venturini e Tom Ozon-Cole in rimonta verso la vetta della classifica. Qui è ancora Bell protagonista con il connazionale che è tornato nel GT Open in questa occasione. Purtroppo il ritiro per un principio di incendio sulla BMW M6 di casa Theo Martin, una perdita d'olio che è andata a infiammare i freni, e qui il sorpasso che è valso a Thomas Biagi la seconda posizione ai danni di Valentin Pierburg. Biagi, campione in carica del GT Open in coppia con Giovanni Venturini, ma il giorno dei Mike, titolava ieri il sito del GT Open, perché Mikkel Mack e Miguel Ramos hanno vinto per la prima volta in stagione con la Ferrari 488 della Spirit of Race la gara 1. L'emozione in seno al team che gestisce la vettura di Maranello, la gioia anche dell'Imperiale Racing per il secondo posto assoluto e la terza piazza per una bellissima Mercedes AMG. Torniamo sulla griglia di partenza per questa seconda gara. Manca la Lamborghini Huracan dell'FF Racing, finita letteralmente in fiamme ieri nel giro di formazione. Abbiamo saputo poi nel corso della serata anche un leggero ustione di primo grado al volto di Tonio Liuzzi. Tonio Liuzzi comunque presente qui in circuito a dare manforte ai ragazzi che stanno sistemando la vettura, coniato anche dell'inquadrato Andrea Caldarelli. Un peccato aver perso il abruzzese ex Formula 1 per questa seconda gara. Torneranno comunque più forti di prima a Budapest per il quarto appuntamento della stagione. Ancora caldissima la temperatura in circuito, ieri quasi 70-80 gradi raggiunti in abitacolo per alcune vetture. Non sarà facile gestire anche la gara di oggi, anzi anticipando la partenza le temperature sono più alte. Un minuto all'accensione.
gara dell'International GT Open al Circuit Paul Ricard in Francia, Le Castellet, terzo round della stagione, 60 minuti di gara lungo i 5.842 metri dell'impianto che sorge sulla regione Duvar, terzo appuntamento della stagione dopo Portogallo e Belgio, andremo poi in Ungheria, Gran Bretagna, Italia e Spagna, ma siamo già nel corso del giro di formazione, 51 i gradi dell'asfalto, 27 l'aria, 51% l'umidità. Andiamo a vedere com'è la griglia di partenza, pole position questa mattina in qualifica per la Ferrari 488 GT3 dell'SF Racing condotta dall'italiano Andrea Caldarelli, per lui il tempo di 2.3.5.72, 344 millesimi di vantaggio nei confronti della Mercedes AMG GT3 di casa Lechner Racing con alla guida Thomas Jäger, pilota ufficiale della casa tedesca che ha sviluppato questa vettura. Siamo già sul rettifilo del Mistral, seconda fila per un altro italiano, Marco Cioci con la Ferrari 488 di casa F Corse che corre in coppia con Pier Giuseppe Perazzini, quarto tempo per la BMW M6 condotta da Fran Rueda, quinto l'altro italiano Vito Postiglione con la prima Lamborghini in schieramento, chiuderà la terza fila l'idolo locale Com Ledogar francese della McLaren 650S di Garage 59, Allan Elmeister e Lorenzo Beraido Veiga in quarta fila, Miguel Ramos vincitore della gara di ieri in nona affiancato da Davide Rizzo vincitore invece della classifica AM ieri, undicesimo tempo per Kang Ling del Raton Racing e chiude la sesta fila Thomas Biagi campione in carica del GT Open, ma siamo già negli ultimi metri del giro di formazione, le vetture andranno ad appaiarsi per il via di questa corsa, non sono presenti la Bentley Continental GT3 ieri dovutasi ritirare per un problema al motore e la Huracan di casa FF Racing che aveva preso fuoco ieri nel giro di formazione, da riportare una leggera ustione di primo grado al volto di Vitantonio Liuzzi, pilota Formula 1 impegnato in gara. Tonio è comunque tornato in pista, presente quest'oggi al fianco proprio del poleman Andrea Caldarelli, suo cognato e vicino a tutti i ragazzi del team che stanno ricostruendo la vettura per essere presenti in Ungheria, ma andiamo di nuovo in pista su questo giro di formazione che vedrà la partenza dalla pole position di Andrea Caldarelli. Caldarelli è la seconda pole in campionato proprio con la Ferrari, pole avvenuta già lo scorso anno in Austria a Spielberg nel debutto dell'SF Racing. Caldarelli che debuttò invece nel GT Open proprio lo scorso anno qui alle Castellet. Siamo all'ultima curva, Jäger e Caldarelli si andranno ad appaiare già incarognito, Cioci in seconda fila con un incredibile Fran Rueda al suo fianco, vediamo se anche Vito Postiglione replicherà la bellissima partenza di Spa, si attende l'accensione e poi lo spegnimento dei semafori per il via di questa gara che vede Andrea Caldarelli mantenere la leadership, mentre Marco Cioci già si affianca a Thomas Jäger per la seconda posizione, arriva anche Allan Elmeister da dietro, Thomas Biagi e Vito Postiglione portano avanti il loro Lamborghini, sfila dunque Caldarelli davanti a Jäger, il taglio intanto di Postiglione della prima curva con Rueda che vede sfilare Cioci, eccolo lì in terza posizione il pilota romano Ledogar, cerca l'interno ma chiude Postiglione che si fa passare però da Rueda, anche il Meister supera il pilota di Imperiale, il taglio di una Lamborghini lì dietro, intanto Caldarelli sfila davanti a Jäger e Cioci alla prima curva e si evitano i contatti che avevano mandato di traverso una vettura ieri proprio lì al tornantino, in fuga la Ferrari 488 di casa SF Racing con Ledogar all'esterno di Rueda che cerca di passare la BMW M6 di Laurens Sauber, Aido Veiga per la settima posizione. Bellissimo il confronto del gruppone lì dietro con Ramos che deve guardarsi dal ritorno di Biagi per la decima posizione, attardate le Lexus che conducono comunque la classifica generale, quelle qui inquadrate di campionato con anche la Lamborghini di casa Raton che si fa vedere negli specchietti della Aston. Caldarelli, Jäger, Cioci, Rueda, Elmeister, Ledogar, i primi sei dopo il rettifilo del Mestral. Ledogar cerca di portare l'attacco a Postiglione, tiene l'italiano all'interno di Signe, anche la BMW M6 entra nel gioco, larga la Lamborghini di casa Raton col contatto tra la Mercedes e la vettura numero 55 di Mario Farnbacher che perde così due posizioni, il tedesco ieri dovuto si ritirare per dei problemi tecnici
prima ancora che il fratello potesse, fratello Dominic potesse salire in vettura. Già ha preso il largo Caldarelli in vetta alla corsa, qui cerca ancora Farnbacher di mantenere la posizione di traverso in uscita. Eccolo Caldarelli, 805 millesimi già di vantaggio nei confronti di Jäger, poi Cioci a un secondo e mezzo, Rueda, Elmeister, Postiglione, Ledogar, Berau de Veiga, Frommenwiller, Ramos, Biagi e Calamia, i primi 12, Mario Farnbacher, Balbiani, Rizzo, Ling, Conrad e Galbiati, mentre Ramos deve guardarsi dal ritorno proprio di Frommenwiller, che poi dividerà l'abitacolo con Albert Costa, anche Thomas Biagi lì in agguato con Mauro Calamia dietro, tutti in lotta per la decima posizione. Agguerrita questa prima tornata di gara del GT Open, gara 2 in Francia al Circuit de Paul Ricard. Sfila la Lamborghini dell'Imperiale Racing col numero 1 Thomas Biagi, campione in carica del GT Open, titolo conquistato proprio nell'ultimo appuntamento del 2016. Thomas ieri sul podio insieme a Giovanni Venturini, determinato a riconfermarsi ovviamente, ma non sarà facile, altissimo il livello della competizione quest'anno, ancor più del 2016. Ogni anno GT Sport riesce a portare nuovi protagonisti nel campionato, è appunto stato il caso. Intanto il lungo di Ling con la Lamborghini di casa Raton, vediamo se poi dovrà ricedere posizioni il cinese o se la direzione gara riterrà regolare la manovra. Frommenwiller continua a guardarsi dal ritorno di Thomas Biagi, è intanto scappato già Miguel Ramos lì davanti in nona posizione, si lotta per la chiusura di top 10. Ecco il replay della regia che mostra come Ling si sia portato all'esterno per non tamponare la Mercedes che aveva davanti, quella di José Balbiani, la leadership della corsa con la Mercedes Jäger che punta quasi l'esterno dell'ultima curva, il controllo del pilota tedesco che è all'inseguimento di Andrea Caldarelli che ha segnato il record già nel primo settore ed il giro record adesso il secondo, il primo lanciato 2.07.012 il tempo del pescarese. Ecco la grafica che conferma i dati cronometrici, una Ferrari parsa estremamente competitiva sin dalle prove libere dove proprio Caldarelli aveva ottenuto il miglior tempo il venerdì. Un po' contrariato Marco Cioci questa mattina dopo la qualifica, ma il romano abilissimo nel convogliare la rabbia in rabbia agonistica, ha conquistato già la terza posizione in partenza con uno scatto eccezionale sopravanzando così i propri avversari. Terzo Cioci davanti a Fran Rueda, una BMW M6 sempre protagonista in queste fasi del GT Open a Le Castellet. Già ieri era riuscito Augusto Farfus a dimostrarsi estremamente competitivo nella lotta con Mikkel Mack. Beh, ovviamente Mack e Farfus torneranno in vettura dopo il cambio, il muretto di casa Solaris con Francesco Sini che guarda l'andamento della gara del compagno Mauro Calamia. Ieri lo svizzero non è purtroppo nemmeno riuscito a entrare in vettura per i problemi ai freni che hanno costretto al ritiro la vettura di casa Solaris dopo un contatto nelle fasi iniziali che aveva portato anche alla foratura di un pneumatico. Dunque una gara sempre molto difficile e provante quella del GT Open a Le Castellet. Biagi cerca di farsi vedere negli specchietti della Lexus di Philip Frommenwiller, un tentativo di disturbo ieri, una perdita d'olio aveva portato al ritiro la vettura numero 51 qui inquadrata con alla guida proprio Farfus al cambio pilota prima che Berau de Veiga potesse salire al volante. Il brasiliano Miguel Ramos ieri vincitore pronto all'attacco, guardate come sfila vicina la Ferrari 488 in queste fasi di gara. Una BMW che ha nel degrado dei pneumatici il suo punto debole, già Ramos si fa vedere all'interno, tentativo di disturbo da parte del portoghese che dovrà scontare oggi anche un handicap aggiuntivo per il risultato ottenuto ieri, vale a dire la vittoria, handicap previsti da regolamento per equiparare le prestazioni, oltre che un BOP che viene stilato di gara in gara. BOP che qui ha visto la Lexus tornare un pochino coi piedi per terra dopo aver letteralmente dominato le prime due corse della stagione a Estoril e Spa.
una vittoria per Ferrari ieri, una pole position per Ferrari sia ieri che oggi, con Mack prima e Caldarelli poi. Caldarelli che continua intanto in vetta alla corsa ad aumentare il proprio margine, ancora record sul giro 2.06.509, la media di 166 km orari per il pescarese, allunga anche nel settore centrale 1 secondo e 7 il vantaggio per lui, ma il confronto fra Com Ledogar in questo momento ed Allan Elmeister per la sesta posizione, col francese ieri autore di una gara di rimonta dopo aver preso il volante dal compagno Alexander West, cerca di farsi vedere all'interno della Mercedes AMG del pilota brasiliano di origini tedesche, ma resta ovviamente alle spalle almeno in percorrenza della chicane. Eccolo qui il gruppetto di testa: Caldarelli, Jäger, Cioci, Rueda, Postiglione, Elmeister, Ledogar, Beiraudo Veiga, e continuiamo a seguire la fuga di Elmeister che deve contenere il ritorno di Ledogar. Una partenza non eccezionale per il francese che si trovava in seconda fila, comunque buono per lui il risultato sino ad ora, terza fila per Ledogar in qualifica. Ledogar che qui lo scorso anno vinse la 1000 km proprio in coppia con Rob Bell, piloti ufficiali McLaren in ogni campionato, sempre con Garage 59 il successo anche lo scorso anno nella 1000 km, qui invece due gare considerate sprint per il GT. Ledogar che conosce molto molto bene questa pista, infatti va a sfruttare fino a ogni centimetro disponibile il potenziale largo. Invece abbiamo visto Ramos in uscita dall'ultima curva, ma Ledogar si butta all'inseguimento ancora di Elmeister, cerca di prendere a pieno la scia del pilota tedesco di origine brasiliano di passaporto. Niente, rimane davanti la Mercedes AMG GT3, un'ottima guidabilità e velocità della vettura di Stoccarda, la battaglia per la sesta posizione inquadrata, mentre Andrea Caldarelli segna nuovamente il giro più veloce della corsa, 2.06.452, già 2 secondi il vantaggio del pescarese su Thomas Jäger in vetta alla corsa. Sfilano sul rettifilo del Mistral il replay che mostra, appunto, avevamo visto Ramos finire lungo, era riuscito a passare all'interno Lorenzo Beiraudo Veiga, ma chiaramente troppo azzardata la manovra del portoghese che si è così dovuto rimettere in scia all'M6 in rettilineo. Questo dimostra quanto però avevamo detto prima: l'M6 fa un po' di fatica nella gestione degli pneumatici e chiaramente la miglior guidabilità della Ferrari 488 porterà sicuramente Ramos a recuperare la posizione nelle prossime tornate. È bellissima la battaglia qui tra le Mercedes della classe Pro-Am, con José Balbiani che tiene alle sue spalle Martin Conrad, Chicco Galbiati al debutto nel GT Open, mentre Johnny Mullen è tornato in azione dopo aver dovuto saltare la gara di Spa, gara 2, che l'aveva visto conquistare il secondo tempo in qualifica per un incidente sul bagnato in uscita dal Radeon. Ed eccola qui nuovamente la Ferrari di Miguel Ramos all'attacco della BMW di Lorenzo Beiraudo Veiga, si fa sotto anche Philip Fromewheeler e l'italiano Thomas Biagi attende di vedere cosa succederà lì davanti per piazzare la zampata. Eccolo Ramos che ancora si fa vedere nei confronti di Beiraudo Veiga, si toccano i due, il contatto che porta Ramos a far perdere il posteriore in staccata a Beiraudo Veiga, riesce comunque Ramos a passare davanti, ha purtroppo danneggiata la carrozzeria anteriore, guardate sulla ruota sinistra, pericolo di foratura per il portoghese, speriamo che riesca a sistemarsi la carrozzeria magari in un passaggio brutale sul cordolo, evitando così di andare a compromettere la tenuta del pneumatico. Bella manovra purtroppo però compromessa dal contatto in chiusura da parte di Doveiga. Michael Mack un po' corrucciato all'interno del box di Spirit of Race, con anche Amato Ferrari che gestisce le operazioni di Spirit of Race, AF Corse e Kaspersky Motorsport qui nel GT Open. Vediamo che comunque Ramos, nonostante il contatto, è riuscito già ad allungare nei confronti della BMW M6. Philip Fromwheeler e Thomas Biagi sono i prossimi, Mauro Calamia intanto in lotta con Davide Rizzo, Davide Rizzo che insieme ad Alex Moisev si è aggiudicato ieri la terza vittoria consecutiva nella classe AM. Il pericolo di Ramos con la carrozzeria che va a continuare ad urtare
la ruota, vediamo appunto Ramos che si butta all'interno dopo aver urtato il posteriore di Ida Veiga in controllo. La BMW M6 riurtata nuovamente dalla Ferrari, tagliando anche Ramos, riesce a prendersi la posizione. Vediamo cosa succederà sia dal punto di vista sportivo che tecnico per Ramos. Il muretto del Theo Martin Motorsport con Tom Davis, ingegnere di pista, Emilio De Villotta, team manager, e il team principal Theo Martin, in attesa di vedere che cosa succederà alla vettura qui inquadrata di Beraudo Vega, che deve però chiudere sulla Lexus di Philip Frommenwiller. Già evidentemente qualche difficoltà per la BMW, poco importa in questo momento il giro veloce di Caldarelli, 2.63.73, perché Frommenwiller si prende la posizione su Lorenzo Beraudo Vega, la nona piazza per lo svizzero. Anche Thomas Biagi adesso si porta alle spalle della BMW la direzione gara, mette ovviamente sotto investigazione il contatto fra la Ferrari e la BMW. Completa un altro giro Caldarelli in 2.06.256, nessuno riesce a tenere il passo del pescarese, ma la battaglia è qui per la nona posizione adesso con Rizzo che recupera anche lui posizioni. Ramos continua, non c'è più lo sfregamento della carrozzeria sul pneumatico, quindi sembrerebbe evitato il pericolo di frattura per il momento da parte di Ramos. Rizzo, vediamo, appartenente alla classe AM, ma ovviamente velocissimo, tiene il passo di Biagi, campione del GT Open in carica di Lorenzo Beraudo Vega con la BMW M6, che va però oltre il cordolo e passa così Thomas Biagi, rallenta, probabile una foratura per la BMW M6 di casa Theo Martin. Dunque decima posizione adesso nelle mani di Thomas Biagi, attaccato però da Davide Rizzo, con anche il cinese Kang Ling che torna in battaglia dopo aver tagliato la chicane precedentemente. Beraudo Vega non transita sulla fotocellula del primo settore. Dunque, dopo il contatto con Miguel Ramos, la BMW M6 di casa Theo Martin, eccola qui inquadrata dalla regia, lentamente prosegue la BMW M6, e ancora un ritiro per la Lexus RCF di casa Farnbacher, il secondo consecutivo. Hanno perso in pochi giri in due gare i due tedeschi la leadership del campionato ieri e verosimilmente anche la seconda posizione oggi. Vedremo comunque come si concluderà la corsa, ancora 45 minuti di gara prima dell'esposizione della bandiera a scacchi, con 3.08 secondi di vantaggio per Caldarelli nei confronti di Jäger. Eccola qui la vettura parcheggiata da parte di Lorenzo Beraudo Vega, non vedremo dunque risalire in vettura Augusto Farfus dopo la bellissima prestazione di ieri. Una sfortunata gara quella francese per il Theo Martin Motorsport, 2.06.256 il giro veloce appunto come dicevamo in precedenza di Andrea Caldarelli, che va a segnare ancora nel settore centrale il record 37.7, quasi mezzo secondo più veloce di Thomas Jäger nel tratto guidato il pescarese. Vediamo come completerà il giro, 2.06.07 per il tedesco che segna il suo miglior giro, ma mezzo secondo dal riferimento segnato dal pescarese. 3.08 secondi di vantaggio per lui adesso, ma torniamo sulla battaglia inquadrata dalla regia per la chiusura di top 10 con Rizzo nella scia di Thomas Biagi e Kang Ling ad attendere l'evoluzione della battaglia. Ecco Rizzo con la Ferrari di Kaspersky che si porta in scia Biagi, il campione in carica chiude la traiettoria. Liberatosi della BMW M6, Philip Frommenwiller in nona posizione sembra avere un piccolo vantaggio nei confronti della Huracan di casa imperiale. Biagi mantiene il controllo sui cordoli, deve fare attenzione al ritorno della Ferrari soprattutto in rettilineo con l'altra Huracan di Kang Ling alle spalle di Rizzo. Due italiani dunque in lotta per la decima posizione, Thomas Biagi e Davide Rizzo. Il recupero mostrato dalla grafica nelle ultime quattro tornate della Ferrari numero 48 nei confronti della Lamborghini numero 1. Per la prima volta Caldarelli non segna il record di nessuno dei primi due settori, fa verosimilmente respirare un po' gli pneumatici il pescarese. Inquadrata anche la vettura gemella di quella di Thomas Biagi, Vito Postiglione, sono ben tre gli italiani in top 5, Caldarelli, Cioci e Postiglione ad occupare le posizioni dispari, la prima, la terza e la quinta.
Caldarelli, Jäger e Cioci, protagonisti della classe Pro-Am, cederanno dunque ai rispettivi compagni di squadra sulla carta più lenti al cambio pilota, con la finestra che si andrà ad aprire tra pochi minuti. 7 entusiasmanti giri, già 16 minuti trascorsi, 43 all'esposizione della bandiera scacchi. Ecco Postiglione che mantiene alle sue spalle Alan Elmeister, una Mercedes sulla carta più competitiva, ma le doti di guida di Postiglione gli permettono chiaramente di mantenere la AMG GT3 alle sue spalle. Lotta per il 14° posto tra José Balbiani, Martin Conrad, Johnny Molen e Chicco Galbiati al debutto nel campionato con la Lamborghini di casa Antonelli. Antonelli che negli ultimi anni si è legata fortemente al costruttore di Sant'Agata anche nel Super Trofeo, dunque una vera e propria filiera portata avanti da Antonelli. Motorsport larghissimo intanto, Jäger e anche Cioci in uscita dalla curva delle Col, track limits anche per Fran Rueda, non c'è problema per i commissari, sanno ovviamente qual è il limite non valicabile, dunque prosegue la cavalcata qui dei primi piloti abbastanza distaccati. La prima battaglia è quella tra Vito Postiglione e Alain Meister per la quinta piazza, giustamente la regia temporeggia su Andrea Caldarelli, leader della corsa che ha dominato queste prime battute. Caldarelli che è un'apparizione sporadica nel campionato, lui che partecipa al Super GT con Toyota e al Blank Pain Endurance Series con Lamborghini, è qui come coach driver di Fu Songyang, suo compagno di squadra, nonché socio anche nella gestione dell'FF Racing by ACM, compagine di matrice cinese con base a Pescara, che ha vinto proprio con Lamborghini lo scorso anno il GT Asia e ha deciso di puntare nel GT Open con Vitantonio Liuzzi e Hiroshi Yamaguchi, purtroppo assenti oggi per un principio di centro scaturito si dà una perdita di benzina ieri durante il giro di formazione. Tornerà comunque la Huracan in pista fra 2 settimane a Budapest. Torniamo a vedere i tempi alla fine di questo giro. Ecco, la regia ci mostra il distacco tra Cioci e Jäger, 1 secondo e 7 che va a aumentare fino a 2 secondi, 4 secondi e mezzo invece il vantaggio di Caldarelli nei confronti di Jäger. Cioci che ha dimostrato già nella gara di ieri e a Spa di essere una vera e propria bestia in battaglia, in fase di confronto diretto, andrà dunque a cercare di chiudere il divario nei confronti di Jäger per portare sul fisico la battaglia, uno dei piloti più esperti in assoluto in GT e soprattutto con la Ferrari, uno dei primi a guidare la 488, grandissima confidenza per Cioci anche durante le prove invernali. Cioci impegnato anche nell'Endurance proprio con Kaspersky, dove corre con James Calado e Giancarlo Fisichella. 10 secondi di penalità intanto per la vettura 488 di Miguel Ramos a causa del contatto con la BMW di Lorenzo Beraudo Vega, 10 secondi che saranno aggiunti al tempo finale di gara, dunque non dovrà passare altre volte nella pit lane il portoghese, che già deve scontare l'handicap derivante dalla vittoria di ieri. Intanto Valentin Pieburg qui impegnato nella lotta con la McLaren di Michael Benham, compagno di Duncan Tappi. Ecco Biagi che si è riportato in scia Frommenwiller, prova all'interno l'italiano, ma è più un'azione di disturbo che un reale tentativo. Si avvicina intanto anche Davide Rizzo, bellissimo il confronto qui sul rettifilo del Mistral, cerca aria pulita Thomas Biagi alle spalle di Philip Frommenwiller in lotta per la 9ª posizione, nelle mani ora della Lexus del pilota svizzero che lascia, guardate come taglia aggressivo Biagi sul cordolo nel tentativo di non far scappare lo svizzero, svizzero che all'apertura della corsia box lascerà il volante ad Albert Costa, mentre Thomas Biagi vedrà Giovanni Venturini salire in vettura. Venturini, unico pilota ufficiale Lamborghini presente in campionato. Ecco Cioci che riporta a 1 secondo e 7 il distacco dalla Mercedes di Thomas Jäger, quindi prima dell'apertura, conferma la regia, 3 decimi recuperati in questo giro, prima dell'apertura della pit lane. Cioci vuole assolutamente provare ad attaccare il secondo posto nelle mani della
Mercedes che comunque sa che una volta che Andrea Caldarelli lascerà il volante a Fuson Yang non ci saranno grandi possibilità per la vettura numero 5 di lottare per la vittoria assoluta come spesso accade nella classifica Pro-Am. Sorridono quindi Fran Rueda e Vito Postiglione in quarta e quinta posizione assoluta, che vedranno rispettivamente per l'italiano salire Andrea Fontana in vettura, mentre per il pilota spagnolo ci sarà lo svedese Victor Boveng, già ieri protagonista di una bella battaglia per il podio. Un po' largo Biagi qui in uscita dal tornantino, favorisce il riavvicinamento di Rizzo con Frommelweer, che comunque non riesce ad allungare più nei confronti dell'italiano. Eccola inquadrata la vettura di Miguel Ramos, 10 secondi di penalità dunque al termine della gara per il portoghese. Dunque Mikkel Mack dovrà cercare di fare l'impossibile nel suo stint per cercare di non venire penalizzati maggiormente, come l'impossibile sta cercando di fare Thomas Biagi per tenere dietro la Ferrari di Davide Rizzo. Sembra decisamente più veloce sul rettifilo il motore turbo della 488, prova a disturbare all'interno Rizzo Biagi, ma riesce Thomas a tenere la posizione ancora larghissimo. Si lancia all'inseguimento della Lexus, che qui nel tratto guidato gode forse di una maggiore facilità di conduzione rispetto alla Lamborghini. Vedete come riesce a stare esterna la Lexus in traiettoria. Lotta per la nona posizione appunto tra Philip Frommelweer, Thomas Biagi e Davide Rizzo, un po' più distaccato Kangling, poi Mauro Calamia con l'Aston Martin del team Solaris. Per la prima volta Thomas Jäger è più veloce di Andrea Caldarelli, 2.06.6 il tempo della Mercedes, 2.06.8 invece l'ultimo giro della Ferrari 488 dell'SF Racing. Guardate com'è aggressivo Rizzo in questa fase nel tentativo di disturbare Thomas Biagi. Si apre intanto la finestra per il cambio pilota, entra subito Sean Balfe che cede il volante a Rob Bell, come anche Michael Benham che vedrà Duncan Tappi salire. Dunque le due McLaren del Balfe Motorsport e del Garage 59 subito hanno approfittato della possibilità di cambiare pilota, così come fa anche Luis Silva con la Mercedes e Paul Schrauner che cede il volante ad Hendrik Stihl. Driver change dunque permesso adesso da regolamento, si vanno a sostituire anche gli pneumatici, si torna sulla battaglia per la nona posizione tra Biagi, Frommelweer, Rizzo. Verosimilmente Rizzo sarà uno degli ultimi a rientrare in questa situazione, vediamo se invece Imperiale deciderà di dare pista libera a Giovanni Venturini o se Thomas Biagi vorrà provare a portare l'attacco a Philip Frommelweer o se viceversa la Lexus chiamerà Albert Costa subito al volante. Pochi metri per scoprirlo perché volge alla conclusione il dodicesimo giro con Rizzo che si porta larghissimo all'inseguimento ancora di Thomas Biagi. Eccolo qui Andrea Caldarelli in percorrenza del primo settore, come è avvenuto già per l'Euro Formula, leader indisturbati della gara. Ovviamente siamo più concentrati sui duelli. Una bellissima colorazione questa della Ferrari numero 5 che richiama in parte anche le bande azzurre del circuito. Ferrari di SF Racing già estremamente competitiva sin dai primi test collettivi di Barcellona, ed ecco rientra Philip Frommelweer ai box, sale dunque Albert Costa. Anche Imperiale Racing ha chiamato Giovanni Venturini al posto di Thomas Biagi, purtroppo però il duo italiano avrà anche l'handicap derivante da ieri, mentre il tentativo di sorpasso di Bell nei confronti di Tappi fra le due McLaren
in 20ª posizione adesso, ma chiaramente saranno i piloti chiamati al recupero nella seconda parte di gara. Vedete, doppiati a causa del pit stop già effettuato. Ovviamente Jäger fa i fari, si fa vedere. Ecco Tom Ozenkol che sale al posto di Valentin Piemburg sulla coloratissima Mercedes. Qui inquadrata il cambio pilota con anche l'handicap di Mikkel Mack derivante dalla vittoria di ieri. 85 secondi prontamente mostrati dalla regia. Jäger riesce a superare Tappi in fuga, invece già Rob Bell, anche Edoardo Liberati è salito al volante al posto di Kang Ling. Dunque tutti ai box i piloti nella seconda parte dello schieramento. Continua invece indisturbato Andrea Caldarelli a condurre la corsa, incrementando il proprio vantaggio nei confronti di Thomas Jäger, qui bloccato dalle McLaren in doppiaggio, problema che forse avrà tra poco anche Marco Ciocci. Vediamo se il romano, eccolo qui inquadrato, si avvicinerà alla Mercedes prima di cedere il volante a Pier Giuseppe Perazzini. Pier Giuseppe Perazzini già eccellente protagonista della gara di Spa, quando arrivò la pioggia a disturbare la situazione e si portò in vantaggio in fase di ripartenza il pilota italiano, leader assoluto con la Ferrari 488 di AF Corse. Eccola qui la bellissima Mercedes AMG GT3, mentre rientra ai box adesso la vettura numero 65 di Fran Rueda, che avrà 70 secondi soli da scontare di pit stop. Victor Boveng potrà dunque poi tornare in azione. Vediamo come sarà la situazione anche dei diretti avversari. Comledogar continua ovviamente prima di lasciare il volante ad Alexander West, il francese è il più veloce del duo. Replay della regia che mostra la fase, il contatto tra la speronata, non un contatto, un brutto ingresso cattivo da parte di Bell nei confronti di Tappi. Forse non si aspettava che chiudesse la porta il portacolore di casa Balfe con la vettura 24 di garage 59. Ciocci all'interno della McLaren in fase di doppiaggio ha recuperato tantissimo, mezzo secondo Ciocci su Jäger in questa fase. Vediamo se proverà l'attacco nelle prossime tornate. Intanto il team manager della vettura numero 22 viene richiamato, ovviamente il contatto come ha visto in precedenza di Bell. Dunque Balfe, che è sceso dalla vettura, potrà recarsi in direzione gara. Larghissimo Jäger oltre il cordolo, non si fa beffare Marco Ciocci, che replica la traiettoria del tedesco per non lasciargli alcun vantaggio. Vediamo adesso a pista libera se riuscirà Jäger a riallungare o se, guardate com'è vicino Ciocci ancora a ogni curva, il romano riesce a chiudere qualche centesimo, un solo secondo sul rettifilo della Mistral il ritardo precedentemente. Gianluca Giraudi intanto è salito per la classe AM al quarto posto e rientra Thomas Jäger ai box per il cambio pilota. Dunque vola Marco Ciocci in seconda posizione, due italiani al comando in questo momento. Eccolo qui inquadrato il cambio pilota, Thomas Jäger fuori, dentro Mario Placiutta sulla Mercedes AMG numero 19 del Lechner Racing. Dicevamo Caldarelli e Ciocci in vetta a questa corsa, 10 secondi tra il pescarese ed il romano con la Ferrari 488, entrambi terzo, Vito Postiglione terzo, trittico tricolore davanti a tutti, Caldarelli, Ciocci, Postiglione prima del cambio pilota. Importantissima situazione per Postiglione in questo momento, essendo parte dell'equipaggio pro con Andrea Fontana pronto a succedergli al cambio piloti. Vediamo, abbiamo visto leggermente inquadrata la Lamborghini lì dietro numero 23 di Vito Postiglione. Dopo il ritiro di ieri potrebbe essere questa la volta buona per la zampata della coppia italiana di Imperiale Racing. Ed ecco le due Mercedes, riparte la 19, si ferma la 74, Arciuona entra su Conrad, mi si è intorcigliata la lingua nella pronuncia. Ultimi chilometri in vetta alla gara per Andrea Caldarelli, che si appresta a doppiare la Lamborghini davanti a sé di Michael Grenier. Il pescarese dovrà cedere poi il volante al socio in affari e compagno di squadra Fu Song Yang. Una condotta magistrale di Caldarelli in questa gara, così come è già avvenuto nel Blank Pain Endurance e nel Super GT.
continua per un altro giro. Calderelli al doppiaggio in questo momento appunto della Lamborghini, 17esima posizione di Michael Grenier, sfanala mentre escono dai box le vetture che hanno già effettuato il cambio. Rischia di perdere qualche centesimo Calderelli, rientra intanto in pit lane Marco Cioci, eccola qui inquadrata la Ferrari di AF Corse, 85 secondi di penalità per la vittoria del secondo posto, nella classe Pro Am ieri. Spirito of Race che vede Pier Giuseppe Perazzini salire in vettura mentre Calderelli rimane ancora bloccato dietro la Lamborghini di Antonelli che si sposta ora. Qualche difficoltà da parte del pescarese nel compiere questo doppiaggio che gli è sicuramente costato qualcosa nei confronti degli avversari. Postiglione è a 16 secondi e 9 in questo momento, riproposizione da parte della regia del replay che mostra la vettura numero, eccolo qua, Coimbra, mentre davanti a lui finisce in testa coda Gianluca Giraudi, vettura gemella della dietro inquadrata ad Andrea Calderelli, vettura numero 32 di casa Antonelli di Michael Grenier. Rob Bell intanto è in 18esima posizione con la prima delle McLaren che hanno già effettuato il cambio. Sei piloti ancora devono scontare il pit stop obbligatorio. Calderelli, Postiglione, il Meister, Ledo, Garbalbiani, Molen sono i primi sei, nonché coloro che devono appunto ancora fermarsi prima della chiusura della finestra per il pit stop. Perso parecchio nel giro precedente Calderelli, quasi un secondo in fase di doppiaggio sulla Mercedes di Alan Elmeister. Va ora alla coda di Alex Moisev, compagno di Davide Rizzo, che ha preso il volante al pit stop ed rientra Andrea Calderelli, completato dunque lo stint del leader di questa gara. 16 secondi e 7 di vantaggio, vediamo se passerà Vito Postiglione. La prima piazzola è proprio quella dell'SF Racing, Fu Song Yang che aiuta il pescarese a scendere dalla vettura, slaccia le cinture di Andrea che esce, e anche Vito Postiglione rientra ai box in questo momento. Dunque tutti e due gli italiani che erano al comando della corsa rientrano ai box. Andrea Fontana salirà in vettura con anche Alan Elmeister pronto a cedere il volante a Christian Hahn. Stessa cosa per Alexander West che prenderà la vettura di Com Ledogar. E ecco qui Mikkel Mack alle spalle di Albert Costa, i due in lotta per la 12esima posizione. Mack cercherà sicuramente di superare la Lexus per andare a chiudere il gap con, eccoli lì davanti, Francesco Sini sulla Aston Martin numero 7 e Giovanni Venturini, pilota ufficiale Lamborghini, in chiusura di top 10 in questo momento. Ma chiaramente dobbiamo aspettare che si transiti sul traguardo per rivedere le posizioni virtuali. Esce Fu Song Yang ancora davanti, quindi leader di questa corsa con Andrea Fontana alle spalle di Marcelo Hahn. Sopraggiunge anche la vettura numero 65 di Victor Boaveng, come la Mercedes di Mario Placciutta, che ha perso dunque la seconda posizione nel cambio pilota, posizione che aveva appunto Jäger in fase iniziale di gara. L'attacco subito di Fontana per la posizione, ci prova subito all'interno Fontana, larga in uscita la Mercedes di Marcelo Hahn. L'italiano riesce dunque a prendere la quarta posizione in questo momento, la seconda di classe Pro, e si lancia all'inseguimento della BMW di Victor Boaveng, che prende ora la leadership su Fu Song Yang alla chicane. Eccolo qui, il cinese si accoda in seconda posizione, passa la BMW leader di gara in questo momento con Fontana terzo sul gradino del podio virtuale. L'italiano di Imperiale si lancia all'inseguimento della Ferrari 488 di Fu Song Yang, che
è comunque parte della classifica Pro Am, dunque il mirino per Fontana. Ora è la BMW M6 di Victor Boveng in vetta alla corsa dopo il cambio pilota obbligatorio completato da tutti, ultima vettura in pit lane quella di Ivan Dunbar, che ha preso il comando da John Mullen. Replay della regia che mostra il sorpasso di Mikkel Mack ai danni di Albert Costa, bellissima manovra da parte del dannese che andrà ora con pista libera a cercare di chiudere il divario sull'Aston Martin di Francesco Sini. 10 secondi di penalità a fine gara per lui a causa del contatto di Miguel Ramos in fase iniziale. Fontana già in scia a Song Yang per la seconda posizione, vediamo, si butta all'interno Fontana, cerca di chiudere fu la porta ma transita la Lamborghini, chiude adesso su Marcelo Han anche Song Yang, terza posizione assoluta nelle mani del cinese in questo momento, uscito dal leader della corsa dal cambio piloti. Sfila anche Mario Placciutta all'esterno, largo il pilota del team Lechner che riesce comunque quindi a tenere la posizione, scivola quinto Song Yang, ovviamente differente il passo rispetto a Caldarelli, e adesso il prossimo sarà probabilmente per Giuseppe Perazzini a sfidare la Mercedes, la Ferrari, scusate, numero 5 dell'SF Racing. Perazzini che è in sesta posizione, punta dunque al podio di classe Pro Am. Giro veloce intanto di Tom Ozon Cole con la Mercedes numero 20, il pilota inglese, 2.05.9.37, approfittando ovviamente della gomma nuova larghissima intanto alle spalle di Perazzini la McLaren di Alexander West, che vede il ritorno di Giovanni Venturini però a 12 secondi 8, ovviamente pesantissimo l'handicap derivante dal podio di ieri per Venturini, cercherà comunque di chiudere almeno in sesta posizione. Facile pensare che in 20 minuti Venturini possa avere la meglio sull'inquadrato Fu Song Yang, superato da Perazzini e Alexander West di casa McLaren. Dunque top 6 l'obiettivo del vicentino, sfila intanto senza problemi Perazzini su Song Yang. Una reprimenda intanto a Rob Bell per la collisione con Duncan Tappi, dunque dovrà stare attento il pilota inglese in fase di recupero a non avere altri contatti con gli avversari, salvo avere magari una penalità proprio come è avvenuto in occasione del sorpasso di Miguel Ramos. Per un Roda in pista, un Roda a casa, la famiglia Roda segue lo zio Davide e ci contatta Giorgio, già protagonista e campione del GT Open 3 stagioni or sono. Bello vedere che i piloti del GT Open restano comunque legati alle corse della serie promossa da GT Sport. Giorgio impegnato insieme al papà Gianluca in European Le Mans Series sulla Ferrari 488, così come il fratello Andrea però in LMP2. Davide qui presente, impegnato anche nell'LMP3 col team Oregon, piloti che dunque transitano all'interno del GT Open per andare poi a continuare la loro carriera nelle serie più importanti. Victor Boveng inquadrato leader in solitaria di questa corsa, 2.07.7 l'ultimo giro per lui, 2.08.6 invece il tempo di Fontana, 6 secondi 6 a dividere Boveng da Fontana, lotta dunque per il podio assoluto a distanza contro il cronometro, lotta per la 16ª posizione invece mostrata dalla regia con Tom Ozon Cole che passa Arciowina in 16ª piazza. L'inglese già ieri autore del secondo posto in qualifica, adesso anche Tappi va all'interno della Mercedes, consapevole del passo più lento, lascia sfilare gli avversari anche perché sono parte della classifica Pro Am, mentre Arciowina con la Mercedes è nella Am. Il sorpasso anche di West ai danni della Ferrari di Fu Song Yang, già 7 secondi che dividono il pilota cinese dal podio virtuale. Sale dunque al 6° posto West
che ha ereditato il volante da Com Ledogar. È entrato in decima in top 10 Mikkel Mack con la decima piazza grazie al sorpasso precedente che abbiamo visto riproposto dalla regia su Albert Costa. La sesta piazza di Alexander West porta adesso il pilota dei Casa Garage 59 all'inseguimento di Pier Giuseppe Perazzini. Sono però 10 secondi che li dividono. Eccolo qui, Garage 59 impegnato a seguire la gara delle due vetture, quella di Tappi, ora 17esimo, e di West, sesto. Andrea Fontana, dicevamo, già secondo in questa gara dopo il sorpasso in uscita dai box ai danni di Fu Songyang. L'italiano in coppia con Vito Postiglione cercherà di portare a casa il podio che gli è stato scippato da Albert Costa a Spa per un contatto col bagnato. Sarebbe una bellissima prestazione per il pilota di casa imperiale, che riuscirebbe così dopo Venturini e Biagi a piazzare sul podio un'altra vettura. Lamborghini tornata finalmente competitiva dopo le difficoltà di Spa, difficoltà forse più relative al meteo che alla reale velocità. E già Perazzini in scia a Mario Placciutta, lotta per la classifica Pro-Am. Perazzini si butta all'esterno sul rettilineo in uscita dalla chicana al Mistral in piena scia. Il pilota italiano proverà all'interno di Signa sopravanzare la Mercedes, che però mantiene l'interno la vettura numero 19, dunque di Mario Placciutta. Si lotta per la classe AM davanti anche alla leadership di Marcelo Han, due Mercedes e una Ferrari ieri a posizioni invertite sul podio. Vediamo, ben 16 minuti per Pier Giuseppe Perazzini per riuscire a portare a casa questo risultato. Guardate come rimane attaccato al cordolo Perazzini. Immaginiamo la tensione anche di Marco Cioci ai box nel seguire queste fasi. Perazzini bravissimo già a Spa nel prendersi addirittura la leadership assoluta. Punta all'interno il pilota italiano di AF Corse, si mette sul rettilineo come Skoda la Ferrari qui e ci prova Perazzini su Placciutta in piena accelerazione. Il motore turbo della Ferrari contro la Mercedes scarta verso l'interno della prima curva. Perazzini prova a ritardare la frenata, prende la posizione sulla Mercedes. L'italiano, gli applausi in casa F Corse per il secondo posto portato a casa nella classe Pro-Am da parte di Pier Giuseppe Perazzini. Ora anche quarto assoluto nel mirino, c'è Marcelo Han sul podio assoluto e primo di classe Pro-Am. Vediamo in questi 15 minuti come Perazzini riuscirà a gestire la sua rimonta eccezionale. 20esimo giro per l'italiano. Boaveng intanto in vetta alla corsa, continua a mantenere sotto controllo i 6 secondi e 7 su Andrea Fontana. Tanti i piloti che hanno corso nel GT Open che stanno seguendo da casa queste emozionanti fasi. Ed ecco la riproposizione del sorpasso di Perazzini su Mario Placciutta per la quarta piazza assoluta, l'esultanza di Marco Cioci inquadrato. Il doppiaggio intanto da parte di Fontana della Ferrari di FF Corse. Dicevamo, sta seguendo questa gara una vecchia conoscenza del GT Open anche Nicolò Schirò. Tutti i piloti che transitano dal GT Open e continuano quando è possibile ai loro impegni a seguire le emozionanti fasi di questa corsa, come dargli torto. Intanto già Giovanni Venturini è a 1:09 nei confronti di Alexander West, lotta per la sesta posizione, vettura gemella rispetto a quella qui inquadrata di Andrea Fontana, secondo assoluto e di classe Pro. Vito Postiglione che segue con apprensione chiaramente questi ultimi 13 minuti. Andrea Fontana alla guida, che sta
mantenendo la sua posizione, bravo nel liberarsi subito di Fu Songyang in uscita dai box, pilota cinese chiaramente gentleman, dunque insidiosa anche la fase di sorpasso. Fu Songyang ora 14esimo, vedrà presto il ritorno anche di Tom Ozon Cole, rivale anche nella classifica riservata agli equipaggi Pro-Am. Marcelo Han in terza posizione, 2,9 di 4 decimi più lento di Pier Giuseppe Perazzini, ha qualche difficoltà nel doppiaggio della Ferrari di Ivor Dunbar, ma qui il leader di questa corsa, 8 secondi indisturbato, Victor Boaveng conduce la seconda gara dell'International GT Open a Le Castellet. Il replay della regia che mostra il traverso testa coda della Mercedes numero 12 di Marzio Basso, che era tra i primi della classe AM, ha perso così la seconda posizione a favore di Alexander Chiuona e rimane invece sempre Alex Moisev leader della classifica. Ed eccolo qui Giovanni Venturini che si è preso la sesta posizione ai danni di Alexander West. Avevamo annunciato il ritorno del vicentino, anche Mikkel Mack adesso alle spalle della McLaren numero 88, c'è un 4 di differenza tra i due, ma per Mack sarà fondamentale perdere meno tempo possibile, perché il danese riceverà 10 secondi di penalità al termine della corsa per il contatto di Miguel Ramos nelle fasi iniziali con la BMW numero 51. Ecco che ci prova Mack già all'interno, è insofferente il danese in queste fasi, siamo nel 22esimo giro di gara. Eccolo, passa Mack, dunque si prende anche la settima posizione in un giro. West scivolato da sesto a ottavo. Secondo e 9, intanto è sceso il distacco di Pier Giuseppe Perazzini da Marcelo Han, la lotta che va a animarsi per il terzo gradino del podio assoluto, 2 secondi tra Venturini e Mack, come mostra la regia, vettura che è stata anche leggermente riparata ai box da parte degli uomini di Spirit of Race dopo il contatto di Miguel Ramos nella parte iniziale. La Aston Martin di Francesco Sini davanti alla Lexus di Albert Costa, nona posizione per il pilota abruzzese. Ecco il replay della regia coordinata da Mauro Valentinuzzi per il sorpasso di Max West per la settima posizione. Continua intanto Perazzini a recuperare su Han per il terzo gradino del podio assoluto, nonché la leadership della corsa. Venturini che ha pista libera davanti a sé, continua a guadagnare nei confronti dei piloti davanti a lui, l'obiettivo minimo raggiunto è questo per Venturini, Placiutta ora davanti a lui per la top 5, potrebbe essere quasi il coronamento di un sogno per la coppia numero 1 viste l'handicap previsto da regolamento per il podio di ieri. Grandissima prova di Thomas Biagi nel primo stint, eccezionale recupero sino ad ora di Giovanni Venturini nel secondo. Venturini già protagonista di una partenza a cannone lo scorso fine settimana a Zolder e di un'ottima gestione del traffico ieri, non a caso Venturini è l'unico pilota ufficiale Lamborghini presente qui nell'International GT Open. Ed ecco Perazzini all'attacco della terza posizione nelle mani di Marcelo Han in conclusione del 23esimo giro, dunque sul rettifilo il pilota italiano di AF Corse in scia alla Mercedes numero 16, si fa vedere coi fanali accesi Perazzini, disturba a livello psicologico Marcelo Han che dovrà fare l'impossibile per tenere Perazzini alle sue spalle in questi ultimi 9 minuti di gara. Velocissimo rispetto ad Han Perazzini, 2,8 e 8, 2,9 e 7 l'ultimo giro.
Grandissimo, aggressivo sui cordoli. Perazzini vuole prendersi subito questa posizione all'interno del tornantino. Il contatto fra i due con la Mercedes che finisce fuori, ma Perazzini mantiene l'interno. Riesce il pilota della Ferrari a portare a casa la leadership della Pro-Am e il terzo posto assoluto. Ancora Han prova all'interno, in uscita dalle colle sul rettifilo del Mistral, va a chiudere all'esterno. Perazzini in arrivo ora della chicane, dovrà cercare di allungare la staccata per non favorire il rientro della Mercedes e sfila Perazzini lungo Perazzini che va al taglio, ripassa Han. Tutto da rifare adesso per Perazzini in quarta posizione, ci sono ancora 8 minuti al termine della corsa, dunque deve ripreparare tutto da capo Perazzini. Ma che gara fino ad ora per l'International GT Open qui a Le Castellet. Vediamo, Perazzini va a richiudere per quanto possibile il gap nel guidato con la Mercedes. Il replay della regia che mostra l'ingresso prima in curva 4 da parte di Perazzini su Han, riesce a mantenere ancora la corda Perazzini in uscita, ma nel tentativo di chiusura finisce lungo. Eccolo qui in staccata Perazzini, va a tagliare e cede giustamente la posizione a Marcelo Han, ma andrà sicuramente a ricostruire l'attacco. Eccolo qui Perazzini nella penultima curva del circuito, si mettono sul rettilineo, già recupera in frenata Perazzini, si accelera. Vediamo il distacco sul traguardo, 405 millesimi, la nuova differenza. Battaglia non solo per la terza posizione assoluta, ma soprattutto per la classe Pro-Am tra Han e Perazzini, che andrà a cercare nuovamente l'attacco nel tornantino. Non commette l'errore di prima Han qui chiudendo la porta, ma questo favorisce una più veloce percorrenza di Perazzini. Vediamo sul rettilineo del Mistral come riuscirà il pilota italiano a gestire la situazione. Torniamo sulla vettura intanto di Andrea Fontana, 8 secondi e 1 per lui il divario da Victor Boaveng. Eccolo qui inquadrato, una regia eccezionale quella coordinata da Mauro Valentinuzzi qui e nei round precedenti e nei prossimi anche del GT Open. Grande Italia nell'organizzazione del GT Sport di matrice spagnola, ma che accomuna personaggi di tutta Europa. Boaveng che continua a spingere in vetta alla corsa, sono passati ormai 53 minuti, ne rimangono 5.50 all'esposizione della bandiera a scacchi. Andrea Fontana dunque in seconda posizione con la Lamborghini di Imperiale, coppia italiana sul podio in questo momento, coppia italiana che cerca di salire sul podio è quella della Ferrari di Pier Giuseppe Perazzini e Marco Cioci. BMW che ha condotto la prima parte di gara in gara 1 ieri con Augusto Farfus, BMW che conduce la seconda parte di gara 2 in questo caso con Victor Boaveng, Bavaria dall'inizio alla fine. Ed eccoci qui ancora col tentativo di sorpasso da parte di Pier Giuseppe Perazzini nei confronti della Mercedes di Marcelo Han. In staccata la prima curva Perazzini si fa vedere, una manovra di disturbo, è ancora troppo lontano rispetto alla Mercedes. Ottima percorrenza dell'italiano nella prima chicane giù in picchiata verso curva 4. Riesce ad essere molto più aggressivo qui nei tagli Perazzini, chiude ancora Han, memore dell'errore precedente Tom Ozon Cole che va all'attacco di Bell con la Mercedes. Anche West è stato sopravanzato nel frattempo, dunque 12ª piazza conquistata da parte dell'inglese che vede però Bell ritornare in azione, lunghissimo West lì dietro come anche Bell che deve dunque cedere qualche metro a Tom Ozon Cole. Chiude l'inglese in fase di riaccelerazione, adesso
dovrebbe riuscire la Mercedes a mettere qualche metro fra sé e la McLaren, ma l'effetto scia in uscita dalle call non è da sottovalutare sul lungo rettifilo del Mistral. Eccola la McLaren numero 22 del Balfe Motorsport, con alle sue spalle la Lamborghini numero 32 di Michael Grenier, più distaccato anche Duncan Tappi lì dietro. E mentre Perazzini continua a guardare da vicino Marcelo Anna, anche Venturini si sta avvicinando a Mario Placiutta. 2 secondi guadagnati nell'ultimo giro per il pilota vicentino, 2 secondi e 6 sulla linea del traguardo. Venturini che vede dunque alla portata l'ingresso in top 5 in questa seconda gara dell'International GT Open, ma giustamente siamo sul leader di questa corsa, Victor Boveng, pilota svedese del Theo Martin Motorsport. Theo Martin Motorsport che potrebbe tornare alla vittoria con questa BMW M6, squadra spagnola che vinse 2 anni fa il titolo proprio con Miguel Ramos, quando però guidava una McLaren insieme ad Alvaro Parente. Ancora le fasi di studio tra Perazzini e Han, proverà probabilmente nell'ultimo giro Perazzini a portare l'attacco finale ad Han, dopo che alcuni passaggi fa purtroppo l'italiano era finito lungo in staccata. Eccolo qui un altro italiano, Andrea Fontana in seconda posizione, una posizione sicura. Eccoli qui il garage di Imperiale Racing con Vito Postiglione inquadrato che segue la gara del compagno Andrea Fontana. Ultimi 2 minuti di gara per loro, che potrebbe così ripagarli della sfortuna di Spa Francorchamps 2 settimane fa. Boveng che continua indisturbato a condurre questa M6, rivelatasi estremamente competitiva qui a Le Castellet, dopo che Augusto Farfus aveva condotto la prima mezz'ora di gara 1 sabato sotto il caldo. Caldo che sicuramente sarà protagonista anche nel prossimo appuntamento di Budapest fra 2 settimane. Una BMW M6 che dunque, eccolo qui Theo Martin concentratissimo in questo finale di gara, proprietario di questa squadra che ha creato una vera e propria filiera dal Euro Formula Open alla World Series al GT, 3 campionati di grandissimo valore e importanza per creare un percorso formativo per i piloti. Theo Martin Motorsport che si avvale ovviamente della collaborazione di Emilio De Villota, Emilio Junior, figlio dell'ex pilota di Formula 1, Emilio team manager della squadra, in ruolo anche di coach driver per i piloti in Formula 3 e World Series soprattutto. Ma torniamo sulla Lamborghini Huracan di Andrea Fontana, con Pier Giuseppe Perazzini sempre all'inseguimento di Han. Giovanni Venturini in scia a Placiutta, 861 millesimi sul traguardo per il vicentino. Imperiale Racing dunque protagonista in questo finale, con Fontana in seconda posizione e Venturini in quinta. Ultimo giro per questa BMW M6 del Theo Martin Motorsport. Sono iniziati già gli ultimi chilometri, 5842 del giro finale della BMW M6. Un'ora di gara completata, si prepara il muretto del Theo Martin Motorsport a celebrare questo grandissimo risultato. Pensate cosa sarebbe successo se anche l'altra vettura, la numero 51 di Augusto Farfus e Lorenzo Oberoi da Vega, avesse continuato la corsa. Ultimi metri dunque prima di festeggiare, si prepara anche Vito Postiglione con tutto il muretto dell'Imperiale Racing. Ultime curve per Victor Boveng,
pronto a cogliere il primo successo dell'anno con la BMW M6 del Theo Martin Motorsport. Si prepara a sventolare il direttore di gara, la bandiera a scacchi. Dunque si conclude la seconda gara dell'International GT Open. Fran Rueda che esulta con tutti gli uomini del muretto box Theo Martin. La seconda posizione per il trittico italiano Imperiale Postiglione Fontana. Primo podio dell'anno per Fontana e Postiglione dopo lo sfortunato ritiro di due settimane fa. Vediamo come si concluderà la battaglia per la terza posizione. Marcelo Han mantiene dunque la medaglia di bronzo assoluta e la vittoria della classifica Pro-Am. Bella prova comunque per Pier Giuseppe Perazzini, come anche Giovanni Venturini che è finito sesto in scia di Mario Placiutta, che conclude il podio della Pro-Am. In attesa di vedere chi vincerà la classifica riservata agli amatori, in questo momento ancora nelle mani di Alex Moisev. Mikkel Mack settimo, ma ci saranno 10 secondi da scontare per il danese, non saranno forse abbastanza per permettere a Francesco Sini, ottavo, di recuperare la posizione. Nono Edoardo Liberati, chiude la top 10 Albert Costa, grandissimo recupero anche di Tom Ozon Cole, undicesimo sotto la bandiera a scacchi, dodicesimo Rob Bell, tredicesimo Michael Greiner, ed eccola qui l'inquadrata, la vettura vincitrice di Boavenger Rueda, 1:57,488 per i vincitori, ed eccola qui la classe Pro-Am che va nella classe AM, scusate, che va nelle mani di Alex Moisev e Davide Rizzo. Ferrari dunque che vince nella classe riservata agli amatori, quarta vittoria consecutiva per Kaspersky Motorsport, un poker eccezionale per i russi arrivati proprio in occasione della gara di Spa, e da allora sono riusciti a ottenere pole position e vittoria senza nessuna possibilità da parte degli avversari di avere la meglio nei confronti soprattutto di Davide Rizzo, pilota italiano, organizzatore in Asia e pilota per passione. Ultimi metri che porteranno Victor Boavenga, Andrea Fontana e Marcelo Anni in parco chiuso. Un bellissimo fine settimana quello dell'International GT Open e dell'Euroformula al Paul Ricard. Terzo appuntamento stagionale, quindi conclusosi in pista. Si conclude il giro di rientro, si procede a velocità ridotta ovviamente, ed eccoci qui la riproposizione della classifica con ben quattro marchi diversi, proprio come ieri nelle prime quattro posizioni, invertito però l'ordine: BMW, Lamborghini, Mercedes e Ferrari davanti a tutti, sempre confermate due Mercedes nella classifica Pro-Am. La MG GT3 è sicuramente una vettura eccezionale. Beh, bello anche l'ottavo posto di Francesco Sini, che per un solo secondo non è riuscito ad avere la meglio sul Mikkel Mack, penalizzato di 10 secondi. Importante anche la sesta posizione di Giovanni Venturini e Thomas Biagi, punti importantissimi per la classifica, come importanti saranno quelli di Albert Costa e Philip Frommenwiller. Eccoli qui infatti davanti a tutti, e salgono in seconda posizione Thomas Biagi e Giovanni Venturini, scavalcando ovviamente i fratelli Farnbacher, ma soprattutto Miguel Ramos e Mikkel Mack, vincitori della gara di ieri. Dunque Imperiale Racing che esce con un bottino più che pieno dalla Francia, due podi e il secondo posto a soli tre punti in classifica. Una bellissima prova da parte di Venturini e Biagi. Fontana arrivato in parco chiuso, ancora difficoltà ad uscire dall'abitacolo come ieri, adesso poi faranno il CID per la rottura dello specchietto della Lamborghini. Boavenga ovviamente esulta, lo svedese, per la vittoria ottenuta in coppia con, eccolo qui, Fran Rueda, l'abbraccio fra i due con tutti gli uomini del team Theo Martin che stanno giungendo. Soddisfazione ovviamente per l'Imperiale Racing con Andrea Fontana e l'ecco Vito Postiglione che va a complimentarsi col compagno. Si lancia verso i suoi meccanici Victor Boaveng, vincitore di questa gara 2 dell'International GT Open alle Castellet. Una vittoria improbabile all'inizio di questo fine settimana, ma una gestione strategica eccezionale da parte della squadra
madrilena con Rueda, autore di un'ottima qualifica questa mattina e poi fuori dai guai nella prima parte, nessun handicap precedente. Ed eccoli qui, Vito Postiglione ed Andrea Fontana finalmente sul podio, contenti ovviamente i due italiani assaliti dalla sfortuna in occasione della gara di Spa quando erano terzi e furono messi fuori dai giochi da Albert Costa. Dunque una meritata ricompensa karmica per i piloti dell'Imperiale. Marco Cioci comunque soddisfatto, come non esserlo, del secondo posto della classe Pro-Am. Ed eccoli qui le immagini dei primi tre bellissimi slow-mo da parte della regia prima di andare a sentire le interviste sotto il podio da parte dell'ufficio stampa del campionato Alfredo Filippone. Tutti pronti sotto il podio, tra poco si andrà alle premiazioni ovviamente, è bello vedere questa concitazione tra italiani ed eccoci con Alfredo Filippone sotto il podio per intervistare i vincitori Fran Rueda e Victor Boeweng. Una gara caldissima questo pomeriggio, com'è stata? Ah, un weekend fantastico. Ci siamo focalizzati tutto il fine settimana su questa vittoria. Sin da sabato abbiamo costruito le basi per arrivare competitivi nella qualifica di questa mattina. Oggi è andata molto bene. Sapevamo che se avessimo fatto andare tutto nel verso giusto saremmo riusciti a prendere un risultato. Non è stato molto difficile per te portarla avanti nella seconda parte di gara. È stata abbastanza facile, ma dall'abitacolo non è stato così. È stato comunque difficile guidare, c'era molto caldo. Ho dovuto tenere sotto controllo i miei avversari, ma siamo stati molto bravi nel portare a casa questo risultato. Un ringraziamento ovviamente al team, agli sponsor, a tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di essere qui. Complimenti, ne arriveranno altri. Adesso al podio. Gara 2 dell'International GT Open al circuit del Du Castellet con Andrea Caldarelli che mantiene la vetta dalla pole position, Marco Cioci che si fa vedere nei confronti di Jäger per la seconda posizione, Fran Rueda sfila quarto, la bagarre nelle fasi centrali che coinvolge Lamborghini, Mercedes e la Lexus dei fratelli Van Bakker che dovrà poi purtroppo ritirarsi a causa di questo contatto che ha compromesso la vettura. L'attacco di Philip Fronwiller a Miguel Ramos, vincitore della gara di ieri, Ramos indiavolato in recupero, andrà purtroppo qui a colpire la vettura di Lorenzo Beraio da Veiga, riceverà 10 secondi di penalità il portoghese, si ritirerà invece l'M6, non potremo così vedere Augusto Farfus alla guida. La lenta disfatta di Fu Songyang nella seconda parte di gara, sopravanzato dagli avversari, nello specifico Mario Placciutta, terzo della classe Pro-Am. Il sorpasso della McLaren di Duncan Tappi in fase di rimonta dopo il pit stop, Pier Giuseppe Perazzini ai danni di Placciutta per la seconda posizione della classe Pro-Am. Perazzini andrà anche a cercare di prendere la vittoria di classe, ci riesce per alcuni metri ma finirà poi lungo quando è terzo assoluto al fine di non compromettere il risultato finale. Perazzini concluderà comunque in seconda posizione di classe, la quarta assoluta, un altro ottimo risultato per la coppia italiana di Spirit of Race e la prima vittoria stagionale per Victor Boeweng e Fran Rueda con la BMW M6 sugli scudi. La gioia di Theo Martin e il secondo posto di Vito Postiglione ed Andrea Fontana col meritatissimo podio anche di Marcelo Han. Si continua a festeggiare sotto il podio ed eccoli qui i piloti terzi classificati con la Mercedes AMG numero 16 di Han ed Eilmeister. Seconda posizione per gli italiani Andrea Fontana e Vito Postiglione in attesa dei vincitori assoluti Victor Boeweng ed Andrea Fontana e Fran Rueda. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Teo Martin ovviamente sul podio a prendere la coppa del team vincitore. E adesso l'inno. Mesdames et messieurs, les trophées vont être remis par monsieur Philippe Larieux. Ed ecco i responsabili Michelin dunque a consegnare i trofei ai primi tre equipaggi di questa seconda gara. Entusiasmo incontenibile in pit lane. È stato un fine settimana entusiasmante dopo Spa. Questa è la terza gara consecutiva che il GT Open ci fa perdere la voce. L'esultanza degli italiani Postiglione e Fontana sul secondo gradino del podio, e la nostra amica Radia che consegna i trofei a Victor Boven e Fran Rueda del team Teo Martin, per la prima volta vincitori quest'anno. Le congratulazioni anche ovviamente con Teo Martin, che ha reso possibile la creazione di questa squadra, e solleva il trofeo del vincitore a squadre, Teo Martin. Ovviamente adesso le foto di rito con Almudena che porta lo champagne e scappa ovviamente. Ecco anche l'ufficio stampa Alfredo Filippone che porta le altre due bottiglie. Incontenibile la gioia di Fontana e Postiglione sul podio. Ci voleva per la coppia italiana questo risultato dopo il ritiro nell'ultimo giro a Spa. Nello scorso appuntamento la gioia dei piloti protagonisti, gli slomo della classe Pro-Am, una corsa tiratissima, e si va ora con il podio della classe Pro-Am. Due Mercedes ed una Ferrari. Ottima prestazione per Placciutta con Lechner Racing al debutto qui nel 2017 dell'International GT Open, un GT Open che continua a chiamare grandissimi protagonisti da tutta Europa. L'abbraccio con le hostess di Placciutta. Seconda posizione per gli italiani Cioci e Perazzini, e ovviamente Marcelo Hahn ed Allan Elmeister sul primo gradino del podio. Eccoli che giungono, hanno dovuto ovviamente posare i trofei del primo classificato. Eccoli qui gli eroi della Pro-Am, gli italiani Pier Giuseppe Perazzini e Marco Cioci ancora sul podio di classe. Una bellissima prestazione per la coppia di AF Corse. Gli applausi dunque per il podio della Pro-Am, sei equipaggi che si sono classificati nelle prime cinque posizioni, un livello altissimo di questa classe Pro-Am che si è inserita tra i pro. Bellissimo vedere come dei gentleman riescano a lottare anche per il podio assoluto. La gioia ovviamente della coppia Spirit of Race di Pier Giuseppe Perazzini e Marco Cioci. I festeggiamenti di casa Drivex per la vittoria di Marcelo Hahn. E qui è tutto da Le Castellet. Ci vediamo a Budapest.
e ovviamente anche il podio della classe AM nel International GT Open, la classe riservata ai piloti gentleman classificati bronzo dalla FIA, classificazione che la Federazione Internazionale fa ovviamente in base ai risultati ottenuti ed anche all'età dei piloti. Questa è la quarta vittoria consecutiva della classifica AM da parte di Kaspersky Motorsport, compagine russa, sponsor anche della Ferrari Formula 1, che fa allenare qui i propri gentlemen, nel caso di Alex Moisev, Moisev in coppia con Davide Rizzo, e proprio il contributo dell'italiano ha permesso di riuscire di portare a casa quattro vittorie consecutive. Ma ascoltiamo l'inno. Arrivano i trofei anche per i tre equipaggi protagonisti della classe AM, sedicesima posizione assoluta per Moisev e Rizzo alle spalle della coppia McLaren, West Ledogar e Tappi Benham. Dunque un ottimo risultato per la Ferrari, 4-8-8. Alla fine Moisev ha recuperato solo 26 secondi di ritardo da Tappi, che consideriamo essere uno dei piloti ufficiali di Woking più competitivi. La gioia ovviamente e le foto finali di rito per questo che è l'ultimo podio della gara. Arriva la festa con lo champagne dalle Castellè da parte di Antonio Caruccio. È tutto, vi ringraziamo da qui dove le acque le volano basse, ci rivedremo fra due settimane a Budapest. Voilà, merci, merci à nos amis, donc à Radia, à l'Indy de chez Michelin et Philippe Larieux. Bravo à tous les pilotes, merci à vous. Voilà, et on va se retrouver dans quelques instants avec Joël qui nous attend de l'autre côté après. Et merci à toute l'organisation, c'était ouf, c'était chaud, et les Paddockman également qui nous entourent ici au circuit Paul Ricard. Là, il y a eu trois podiums assez chauds, là, voilà, parce que vous l'avez compris, il y a les pilotes, l'origine des pilotes, le pays des pilotes, mais c'est surtout le drapeau qui monte et l'hymne que vous entendez, qui est l'hymne du team. Voilà, donc c'est pas de confusion, tout s'est bien passé, et dans quelques instants, mon cher Joël, qui est le speaker officiel de ce championnat de France, que l'on va retrouver avec plaisir du côté des commentaires. Et mon cher Joël, eh bien, on peut voir que la température ici au circuit Paul Ricard, le week-end dernier, il y avait le Grand Prix de Lyon. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de ce GT International Open. Et là, la température a monté. Et je rappelle que dans 15 jours, il y aura le plein pain. Mais on aura l'occasion d'en reparler en clôture tout à l'heure. Voilà, mon cher Joël. Et merci encore une fois à toute l'équipe du circuit Paul Ricard, que ce soit les paddockman, que ce soit de la technique.